12 punti su 15 disponibili dall'inizio del giro di ritorno, meglio del missione della capolista Rossi, numeri da record per i Bellari già Marina 1956, che non si ferma più, trascinati in campo dal folletto Bellavista e da un manipolo di giovani definiti ragazzi terribili, che giocando, divertendosi, ottengono punti anche su campi proibitivi come quello di Faenza e difficili come quello di Sant'Ermete. Dall'altra parte un Sant'Ermete che non è riuscito a trovare la giusta alchimia in un campionato troppo strano per i Verdi per essere vero, il penultimo posto in classifica, vedendo la qualità in campo, non i coraggi Paperini, però la speranza è l'ultima a morire. Proprio i padroni di casa si spingono in avanti, la deviazione di Valentini reca più di un brivido al proprio portiere Mignani. Se di duello tra i folletti si parla, Mancini, ex Granata, tra i migliori talenti nella passata stagione in prima categoria, evidenzia le sue qualità in campo, il suo tiro a giro termina a lato. Il monologo verde prosegue con la conclusione di Bucai da posizione defilata che chiama l'attenzione Mignani, bravo in questo caso nella respinta. I Bellari già Marina 1956 in contropiede replica con questo traversone raccolto in posizione centrale da Zanni, che cerca di piazzare il pallone nell'angolino, ma la sfera si accomoda lentamente sul fondo. Contarini ci prova con un tiro che Mignani respinge non senza trovare difficoltà. Fa con Dì dall'altra parte delizia in stile figurine Panini, palato del nostro Giacomo Alpini. La sua sforbiciata al minuto 38 per lui è degna di nota. Il gol bellarese arriva a fine primo tempo. Bellavista parte da lontano, sfrutta la sua miglior arma che è la velocità e come Forrest Gump corre dannatamente senza trovare motivi per i quali fermarsi, ma quando è costretto alla deviazione trovando la segnaletica davanti appartenente alla difesa locale, ecco che lo slalom eseguito porta un numero da brividi che Fusi nella sua Napoli da scudetto ricorderà in qualche progressione di clippa. Tiro a giro e goda favola. Il replay è meritato e tanto di applausi sportivi anche della tifoseria del Sant'Ermete. Chiusura di tempo, questo colpo di testa di Contadini terminato alto. Nella ripresa Sant'Ermete si presenta nuovamente dalle parti di Mignani con il tiro di Contadini che non inquadra lo specchio della porta, ma in una stagione sfortunata il Sant'Ermete si fa del male da solo. In un retropassaggio azzardato di Zavattini, Zanni si inserisce sulla traiettoria recuperando la sfera e gettandola per la seconda volta alle spalle di Rossi. 2-0 per i Bellari già Marina, potremmo dire a questo punto partita in cassaforte. Il Sant'Ermete prova a rientrare in gioco con il colpo di testa di Molari che termina tra i guantoni di Mignani. Ancora più spettacolare il secondo colpo di testa consecutivo dell'attaccante, con Mignani nuovamente costretto alla presa, mentre Bellari sull'alto versante, approfittando degli ampi spazi concessi, va vicino al trisce con Zanni. Rossi blocca a terra e al photo finish questo colpo di testa di Genghini inganna un po' tutti, sembrerebbe colpire il palo, invece un difensore di Bellari a ribattere col piede il pallone, allontanando il pericolo. 12 punti su 15 disponibili, la domanda è lecita: a Bellari si parla ancora di salvezza o di un sogno playoff viaggiando a questo ritmo? Fusi, avendo vinto lo scudetto a Napoli e conquistato una finale UEFA col Torino, di miracoli se ne intende.